Peppa, George, venite, andiamo a comprare l'albero di Natale. Evviva! Allacciate le cinture? Sì, Papà Pig! Allora si parte! Arrivano al negozio di alberi della signorina Coniglio. Buongiorno, signorina Coniglio. Buongiorno a voi. Vorremmo comprare un albero, per favore. Bene, che tipo di albero vi occorre? Ma mi raccomando, non chiedetemi un melo e neppure un ciliegio, perché non ne ho. Noi vogliamo un albero di Natale. Perfetto, ne ho centinaia. Qui ci sono quelli piccolini. Noi ne cerchiamo uno più grande. Questi sono di taglia media. No, sempre troppo piccoli. Sei sicuro, Papà Pig? A me sembra che vadano bene. E questo è il nostro albero più grande. Sì, perfetto. Affare fatto. Chiederò al signor Toro di caricarvelo in macchina. Signor Toro! Ehi là, buongiorno. È un bell'alberone questo. La vostra macchina è grande? Sì. Allora, dove è parcheggiata? Eccola, signor Toro! Oh, la nostra macchina non è poi così grande, vero? Papà Pig, sarai costretto a scegliere un albero più piccolo. Non ho nessun bisogno della macchina. Ci penso io a portarlo a casa. Non mi sembra poi così pesante. Ci vediamo più tardi? Sì, a dopo! Ciao, arrivederci! Arrivederci! Papà Pig non è ancora tornato. Spero che il nostro albero stia bene. Un momento, avete sentito? Papà! Con il nostro albero! Evviva! Papino caro, è pesante il nostro albero? In effetti è un po' pesantino, sì. Che c'è? Ma è troppo presto, Peppa! Perché non andate a dire Buon Natale a nonno e nonna Pig? Nonnino! Nonnino! Oh, Pig! Niente panico! Salite tutti in coperta! Oggi è Natale! Ma sono solo le 3 del mattino! Babbo Natale è già arrivato! Possiamo andare a vedere se è ancora in casa? No, Babbo Natale qui non c'è! Guardate, la carota, il succo e la tortina non ci sono più! Ha lasciato solo le briciole! Certo, perché a Babbo Natale piacciono molto le tortine! E ci sono dei grossi regali sotto l'albero! Avevo chiesto a Babbo Natale una bambola! Nonna, possiamo aprirli adesso? No, apriremo questi grossi pacchi dopo il pranzo di Natale! Oh, va bene! Peppa e la sua famiglia sono a tavola per il pranzo di Natale! Spezziamo i biscottini! Guardate, ci sono delle coroncine belle! Sì, anche delle trombette! E un indovinello! Cosa fa sfrecciare un aereo in cielo? Io non lo so! Un arcobaleno! questo budino di Natale è delizioso! Peppa e George mi hanno aiutato a farlo! È vero, l'abbiamo girato noi! E hai espresso un desiderio? Sì! Io ho desiderato... Non ce lo dire! Andiamo a aprire i nostri regali? Sì, evviva! Questo qui è per George. È una pista per le macchinine da corsa. Sembra un po' complicato. Dunque, vediamo. Questo va qua, quest'altro va qua e queste vanno qua. Ti sfido a una corsa. Pronti? Ai posti? Via! Papà e nonno Pig si divertono a giocare con le macchinine da corsa. Quello non dovrebbe essere il regalo di George? Credo che George si diverta altrettanto giocando con la scatola. Oh, oh, oh! Buongiorno a tutti voi! Buongiorno, Babbo Natale! Siete stati tutti buoni? Sì! Avete sempre tenuto in ordine le vostre camere da letto? Sì! E tu? Oh, 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 ma certo! E ora venite qui e ditemi quale regalo vorreste per Natale. Potrei avere un pallone, per favore? Io uno xilofono! Il gioco delle pulci! Una scatola di magie, per favore! Macchina da corsa! Vroom! Una pallina magica! Boing, boing! Un treno, per favore! Un treno giocattolo! No, non un
un treno giocattolo, un treno vero, uno che posso guidare con dei veri passeggeri sopra. Oh, 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 vedrò che cosa posso fare. Avete chiesto tutti il regalo? No, manchiamo ancora noi due. Oh, scusatemi tanto. Allora, tu come ti chiami? Sono Peppa Pig. Noi ci siamo già incontrati. Oh, certo. Mi fa molto piacere rivederti, Peppa. Che regalo vorresti per Natale? Mi piacerebbe una bambola che cammina, che parla e che può perfino chiudere gli occhi quando la metti a dormire. Per favore. Anche per me. Grazie, Babbo Natale. Molto bene. Tu ti ricordi dove abito, non è vero, Babbo Natale? Oh, certo! Tu quanti anni hai? Oh, oh, io ne ho centinaia e centinaia! Te l'avevo detto! Arrivederci, Babbo Natale! Non dimenticatevi di lasciarmi un pezzetto di torta! E un dolcissimo succo di frutta! E anche una bella carota da dare alle tue renne! Oh, oh, oh! Peppa e la sua famiglia tornano dalla fiera di Natale. Tutte queste valigie in macchina? Perché trascorreremo il Santo Natale da nonno e nonna Pig. Ma così Babbo Natale non saprà in quale casa siamo. Non preoccuparti, Peppa. Babbo Natale sa sempre tutto di tutti. Ma noi ci andiamo lo stesso al mare, non è vero, Papino? Beh, prima vado a vedere quanta neve c'è. Dove è andato a finire, Papino? Guardate, un pupazzo di neve che cammina! Che freddo! Un pupazzo di neve che cammina e parla! È soltanto Papino! Povero papà, lascia che ti riscaldiamo un po'! Mamma Pig, Peppa e George riscaldano papà Pig strofinandolo con degli asciugamani. Adesso va meglio! Ora possiamo andare a giocare in spiaggia! Ma come si fa con la neve? Non credo che il pullman possa viaggiare oggi! Il pullman della signora Coniglio arriva a casa di Peppa. Cielo, signora Coniglio! Come ha fatto a muoversi con tutta questa neve? Con il mio grande spazzaneve! Lo spazzaneve serve a spostare la neve. Ciao a tutti quanti! Ciao, Peppa! Anche tutti gli amici di Peppa vanno al mare. Prossima fermata alla spiaggia! Evviva! Il signor Toro e i suoi amici cospargono di ghiaia la strada. La ghiaia fa sciogliere la neve. Buongiorno, signor Toro. Buongiorno, signora Coniglio. Abbiamo impiegato tutta la notte, ma adesso la strada è sgombra. Si può raggiungere il mare tranquillamente. Che bello! Noi stiamo andando proprio al mare. Vuole venire insieme a noi? No, grazie, signora. Abbiamo tante altre strade da cospargere di ghiaia. Arrivederci, signor Toro! Arrivederci! Passate una splendida giornata al mare! Ce ne andiamo alla spiaggia e pipurrà! Castelli di sabbia e bagni a volontà! Ce ne andiamo alla spiaggia e pipurrà! Mariconi, vienici anche tu! Eccoci arrivati! Siamo al mare! La spiaggia è ricoperta di neve. Nonno Cane mostra il suo carro attrezzi. Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma Pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora Coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. Questo è il suono della sirena del mio elicottero. Elicottero in funzione, elicottero in funzione. Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo! D'accordo, saltate su! Che peccato! Non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva! Stiamo salendo in cielo! Certo! E può salire su in verticale. Scendere giù in verticale. Evviva! E anche fare una bella giravolta. Povero papino, si è perso il divertimento. Già, povero papà. Un gelato, per favore. È davvero buono. Non è meglio atterrare adesso? Emergenza, emergenza, chiamata per l'elicottero di soccorso. Sto arrivando. Siete fortunati, c'è un lavoro da fare. Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Buongiorno, cara signora Coniglio.
Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato. Ricevuto, signor Toro! Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita! Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Beh, non lo so ancora. Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Papà Pig, hanno battuto il tuo record mondiale! Tutti noi vogliamo che diventi campione di nuovo! È molto importante! Dite davvero? Sì! Sì! Ok, batterò il nuovo record! Domani! Evviva! Ma dovrò allenarmi a saltare nelle pozzanghere se voglio vincere! Chiunque sa saltare su e giù nelle pozzanghere di fango, papino! Certo! Ma non tutti sono campioni del mondo, cara Peppa! Papa Pig! Il migliore del mondo! Papino! Come pensi che ti allenerai saltando su e giù? No, Peppa! Devo diventare tutt'uno con la pozzanghera! Come? Per saltare nella pozzanghera devo pensare come la pozzanghera. Ma dovrai correre avanti e indietro? No. Allora forse dovrai fare le flessioni? No. Dovrò dormire e sognare tante tante pozzanghere. È il giorno del grande salto nella pozzanghera. Papà Pig indossa il suo costume da salto nella pozzanghera. Non trovo più i miei stivali dorati. Dove saranno? Ho dato qui i vecchi stivali al nonno per il giardinaggio. I miei stivali dorati porta fortuna, usati come stivali da giardinaggio. Ma ne hai degli altri? Non è la stessa cosa, uffa. Sì, pronto. Nonno, ti ricordi i vecchi stivali che ti avevo dato? Sì, ricordo. Servono urgentemente a papà. Potresti ridarmeli? Sono diventati dei vasi. Nonno Pig ha piantato dei pomodori negli stivali portafortuna di Papà Pig. Ci servono per il salto nella pozzanghera oggi stesso. D'accordo, te li porto immediatamente, mamma Pig. No. Sono tutti venuti a vedere Papà Pig che salta nella pozzanghera. Per favore, un bel applauso per il vostro caro vecchio amico signor Potato! Volare è il modo di Binky per mantenersi in forma. Sapete dirmi di che cos'altro ha bisogno il nostro Binky per stare bene e in salute? Ha bisogno di mangiare. Esatto. Ha bisogno di bere. Proprio così. Ha bisogno di respirare un pochino. Molto bene, brava. E anche di dormire. Risposta esatta. Scusi, Madame Gazzella, non mi sono svegliato in tempo. Oh, Pedro Pony, a te piace dormire, non è vero? Sì, Madame Gazzella. Qui dentro ho un animaletto a cui piace tanto dormire. Quella è una tartaruga. Sì, è Tiddles, la tartaruga. Ciao, Tiddles. La nostra Tiddles ha dormito durante tutto l'inverno. Come mai ha quel guscio dietro la schiena, dottoressa? Quel guscio è la sua casetta. È lì che si nasconde quando ha paura. Chi di voi vorrebbe accarezzarla? Io, per favore! Non avere paura, piccola Tiddles. Quanti anni ha, dottoressa? Beh, ha 33 anni. Ha gli stessi anni della mia mamma. Ma dovete sapere che le tartarughe possono vivere anche 100 anni. Ma quella è l'età che ha il mio bisnonno. Perché cammina così lenta? Perché deve trasportare la casa sulla schiena. Scusi, dottoressa Criceto. Guardi, credo che Tiddles stia cercando di scappare. Non può andare lontano. Perché cammina tanto lenta. Qui dentro ho qualcos'altro da farvi vedere. Dinosauro! Oh, George! Non è possibile, tu sai dire solo dinosauro. Oh, ma quello è proprio un dinosauro. No, questo non è un dinosauro. Quella che vedete è Lulu, la lucertola. È tutta piena di scaglie, come un drago. Lei sa sputare fuoco. No, però in compenso ha una lingua molto lunga. Ciao, Susie. Ciao anche a te, Peppa. Ciao, Zoe. Sei molto carina oggi. Grazie del complimento. Ho messo il mio vestitino nuovo.
Si può sapere perché tu non dici niente, Peppa? Sì! Perché tu non dici niente, Peppa? No, è un gioco troppo sciocco! A che gioco state giocando? Susie dice che sono una gran chiacchierona che non riesco mai a stare in silenzio! In effetti non stai molto in silenzio ora, non trovi? Ah sì? Allora non parlerò mai più! Mai, mai più! A partire da adesso! Ehi là, come va? Ciao, Danny! Ciao, Danny! Che cosa è successo a Peppa? Ha deciso che non parla più. Chi vuole dell'uva? Io, grazie. Io, grazie. Non puoi muovere la testa. Sarebbe un imbroglio. Neanche fare l'occhiolino. Ciao a tutti. Ciao a te, Pedro. Che tipo di problema ha Peppa? Che non parlerà più. Mai più. Perché? Perché di solito chiacchiera troppo. Non è vero che io chiacchiero troppo. Comunque tu quando vai in giro ti muovi sempre così. Oh, guardatemi, sono la bella Susie Pecora. Capisci cosa voglio dire? E parli in questo modo. Io sono la bella Susie Pecora. Guarda che non mi assomiglia per niente. Invece un pochettino ti assomiglia, Susie. Vedi, e poi chiacchieri almeno quanto me. Ma io posso tacere se voglio. No, non è vero, non ci riesci. Dai, proviamo anche noi a stare in silenzio. Ok, comincia tu allora. Stiamo in silenzio tutti quanti. Sì, andiamo a dirlo alla mia mamma. Mamma, abbiamo deciso che stiamo in silenzio. Molto, molto in silenzio. Talmente in silenzio che puoi far cadere qualcosa sul pavimento e sentirlo. Silenziosi come topi. Potrei avere un po' di biscotti per i miei amici, per favore? Ma certo! Prendili pure! Grazie, mamma! Susie è tornata con i biscotti. Evviva! Shhh! Evviva! Non ti ha visto proprio nessuno? No, beh, è soltanto un adulto. Guarda là! Volete un po' di spremuta insieme a quei biscottini? Quali biscottini? I biscottini che ti ho appena dato per i tuoi amici. Oh, Susie! Che problema c'è? Siamo in un club segreto dove si fanno cose segrete e invece Susie l'ha spifferato tutto il mondo! Oh, posso entrare nel vostro club segreto? Vi prego, ho sempre desiderato far parte di un club segreto. È molto difficile entrare nel nostro club. Perché per entrare ci devi dire prima la parola d'ordine. Qual è? Picca, nidde, nodde. Picca, nidde, nodde? Ecco fatto, ora sei ammessa. E che cosa succede adesso? Guardate chi arriva. È Papà Pig. Vado a parlare col mio papà. Però non dirgli niente del nostro club segreto, va bene? Ciao! Ah, sei qui, mamma Pecora. Ci sono novità? Club segreto! Oh, no! Oh, ho sempre voluto far parte di un club segreto. Posso entrarci anch'io? Non ci puoi entrare, papino caro, perché tu fai parte dei grandi. Anche la mia mamma fa parte dei grandi. Beh, però se proprio ci tieni, devi dire la parola d'ordine. Qual è? Papa dide dude dam! Papa dide dude dam. Sei ammesso! E ora cosa facciamo? Guardate! E mamma Pig? Segui la mamma, in gran segreto però! Papa Pig! Ah, ciao mamma Pig! Come mai sei in questo cespuglio? Club segreto. Avrei se... Ma ecco che arriva Nonno Cane. Buongiorno, caro Nonno Pig. Ottima giornata per navigare. Sì. Buongiorno, Nonno Cane. Sto portando la mia barca in cantiere stamattina. Devo fare alcune riparazioni. Ti dispiacerebbe portare anche la mia barca in cantiere? Ha qualche piccolo problema? Ma certo. Dove si trova, a proposito? Veramente sotto di me? Oh, è affondata? Appena di qualche centimetro. Mi sorprende che non sia affondata tanto tempo fa, a dire il vero. Cosa? È una barca decisamente migliore di quel tuo rottame arrugginito. Nonno Cane e Nonno Pig sono ottimi amici. Prendi questa, capitano! Obbedisco, Nonno Cane! Nonno Cane ha tirato la barca di Nonno Pig fuori dall'acqua con il carro attrezzi.
Prossima fermata, cantiere navale! Che cos'è un cantiere navale? Un cantiere navale, Peppa, è un posto dove vengono riparate le barche. Questo è il cantiere navale di Nonno Coniglio. Hola, buona giornata, amici miei! Ciao, buona giornata a te, Nonno Coniglio! Chi ha ridotto così la tua povera barca, Nonno Pig? Qualcuno, senza volerlo, ha urtato contro un ormeggio. Si è sentito un gran botto e si è formato un grosso buco. Là... Non devi mai lasciare il timone della tua barca ad altre persone, Nonno Pig. Sì, ma puoi aggiustarmela? Ma certo, devo solo capire se il danno è molto grave. Nonno Coniglio misura il buco della barca di Nonno Pig. Ora devo trovare qualcosa per rattoppare la falla. Deve essere bello saper riparare le imbarcazioni. Oh, ci vogliono anni per imparare bene il mio lavoro. Da quanto tempo ripari le barche, Nonno Coniglio? Da anni. Signora maestra, guardi, Peppa è caduta a terra. Ti sei solo sbucciata il ginocchio, Peppa? La maestra prima disinfetta il ginocchio di Peppa e poi le mette un cerotto. Ora ti senti un po' meglio? Sì, molte grazie. Dunque, ascoltate, forse avrete notato che Pedro Pony stamattina non è venuto a scuola. È di nuovo in ritardo? No, Susie, Pedro Pony è ricoverato in ospedale. E oggi noi andremo tutti a fargli visita. Peppa e i suoi amici vanno a trovare Pedro Pony in ospedale. Una raccomandazione, restate vicino a me, non vorrei proprio che vi perdeste. Sì, Madame Gazzella! Chiedo scusa, signor Toro, sa dirmi per cortesia dove si trova il reparto dei piccoli? Giù per le scale, passa due porte, destra, sinistra, destra, tutto il corridoio, su per le scale, terza, sinistra. Oppure potete prendere l'ascensore. Probabilmente dorme, perché chi è a letto malato dorme sempre tantissimo. Ciao, amici miei! Ciao, ciao, Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato. Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso. Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire. Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto. Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo! Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro. Io disegno un pallone da calcio. Io disegno un fiore. Io, signor Patato. Un pappagallo. E io ho disegnato una pozzanghera di fango. Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino. Grazie, Pedro! Bravissimi, molto bene. E ora datevi da fare! Inizia la caccia alle uova di cioccolato di Nonno Pig. Hai tempo per bere una tazza di tè, Nonno Pig? Oh, certo! Lì ci vorrà chissà quanto tempo per trovare le mie uova di cioccolato. Le ho nascoste talmente bene. Ecco qui un uovo! Peppa ha trovato un uovo di cioccolato in un vaso da fiori. Eccone qui un altro! Rebecca Coniglio ha trovato un uovo di cioccolato nascosto dietro a un cespuglio. Evviva! Ho trovato un uovo! Emily Elefante ha trovato un uovo di cioccolato sul ramo di un albero. Credo di sentire il profumo dell'uovo di cioccolato. Freddy Volpe ha un ottimo senso dell'olfatto. Eccolo! Anche Freddy Volpe ha trovato un uovo di cioccolato. Nonno Pig, abbiamo trovato le uova, guarda. È stato molto divertente. Ma a dire il vero un po' troppo facile. Non è stato poi così facile per i più piccoli. George, Edmond e Richard non hanno trovato nessun uovo. Chissà mai dove saranno le altre uova. Uovo cioccolato! Ah, Edmond, credo proprio che tu abbia qualcosa dietro questo orecchio. Ora tutti hanno trovato l'uovo di cioccolato. Che cosa ci facciamo, Nonno Pig? Le potete mangiare, naturalmente. Buongiorno a tutti. Nonna,
abbiamo trovato tutte le uova di cioccolato. Ma dove sono finite? Io non vedo nessun uovo. Sono tutte nelle nostre pance. E intorno alla vostra bocca. Vediamo se qui ho un libro sugli orologi. Ah, eccolo qui! Come funzionano gli orologi? Nonno Pig ha aggiustato l'orologio a Cucù. Evviva! Mamma Pig viene a riprendere Peppa e George. Mamma, guarda, nonno ha aggiustato l'orologio a Cucù. Che bello! E quello che cos'è? Questo è il mio vecchio computer. Io non sono capace di aggiustarlo. Non è rotto. Ho comprato un computer nuovo e pensavo che avresti gradito quello vecchio. No, non sono sicuro di aver bisogno di un computer. Oh, è un computer! Cosa ci si può fare? Ci si possono scrivere le lettere. Guarda, nonnina! A, B, C, D. E i numeri? 1, 2, 3. Ho paura che potremmo romperlo premendo il tasto sbagliato. Non ti preoccupare, non si romperà. Solo che non devi dargli il latte e nemmeno i biscotti né la marmellata. La cosa che sa fare meglio è il gioco della gallinella felice. Quando si preme questo tasto, lei fa un uovo. Io sono molto brava a giocarci, ma George è più forte. Molto divertente. Forse lo dovremmo tenere questo computer. Che cosa ne dici, nonna Pig? Arrivederci! Ciao, ciao! E se ora andassimo a fare qualche lavoretto sul nostro computer, nonna Pig? Sì, andiamo a scrivere qualche numero e qualche lettera anche noi. Tre orologi convengono molto più che uno. Papà, hai un campanello per la bici, per favore? Sì, quanti ne vuoi, figliolo? Uno, me ne basta uno. Ma io li vendo in confezioni da due. Freddy Volpe adesso ha due campanelli per la bici. Fantastico! Grazie, papà! Il mio papà mi ha dato due campanelli. Sentite! Oh! Che altro ha il tuo papà nel suo furgoncino? Ha tutto quello che può servire. Ooh. A che cosa giochiamo adesso? Perché non facciamo una gara di biciclette? Con in premio una grande coppa luccicante per chi vince la gara. Ma dove la possiamo trovare, una coppa? Già, dove la possiamo trovare, una coppa? Vedrò che cosa posso fare. Non c'è nulla di più comodo che avere una betoniera, perché nel caso papà? In cui... Ce l'hai una grande coppa luccicante per il vincitore della nostra gara di corsa in bici? Dimmi una cosa, è una gara molto importante la vostra? Sì, e come, è importantissima! Questa può andare? Oh, grazie, papino! È d'oro! Quasi, è plastica dorata. Oh! Ho la coppa per il vincitore ed è fatta di plastica dorata, guardate! Oh! Nel furgoncino del tuo papà c'è veramente tutto quello che può servire! Sì! Dobbiamo arrivare a casa di Peppa! Pronti? Ai posti, via! Premendo questo pulsante, improvvisamente scomparirà! Oh! E premendo quest'altro, invece, potrete sentire il CD! I piccoli amici sono arrivati insieme. Siete tutti dei veri campioni! Possiamo dividerci una coppa in sei! Nel mio furgoncino c'è una coppa per ognuno di voi! Evviva! Da quanto tempo abita qui? Dallo scorso martedì! Oh. Ho delle splendide storie da raccontare, vi piacerebbe ascoltarle? No, grazie! Ci piacerebbe come? Bene, c'era una volta il mare, il cielo e... Oh, sto imparando a suonare il banjo, vi andrebbe di ascoltare una canzone? No, grazie! Ci piacerebbe come? Mi sono svegliato, il mare era là, così anche il cielo...
Marcello e Marcello. Ecco il tuo formaggio. Oh, mi mancava il formaggio. E anche un nuovo libro. Come far funzionare un faro? Questo può essere molto utile. Perché la sua casa si chiama Faro? Ora ve lo spiego, Peppa. La scala a chiocciola arriva fino in cima al faro. Giriamo e giriamo e giriamo! Si chiama Faro proprio perché ha un grandissimo faro qui sulla cima. Accipicchia! Risplende nell'oscurità e aiuta i marinai a trovare la strada. Oh! E quando c'è la nebbia uso questa tromba antinebbia. Nebbia! Quanto è forte! Ma oggi non c'è nebbia, solo mare e cielo. Potrei raccontarvi la storia di... No, grazie, dobbiamo andare. Navighiamo verso l'isola dei pirati. Arrivederci, nonno coniglio. Godetevi il blu del mare e del cielo. Certo. La barca di nonno cane arriva all'isola dei pirati. Guardate, c'è ancora il nostro castello di sabbia. Dai, mettiamoci a giocare a nascondino. Conto io. Uno, due, tre. Non ci sono molti posti dove nascondersi sull'isola dei pirati. Resta a me. Eccomi, sto arrivando. Eccovi qua. No. Ma dove sarà George? Nonno cane non riesce a trovare George da nessuna parte. Io mi arrendo, dov'è nascosto? George era proprio dietro a nonno cane. Furbo il mio George. Ciao, ciao! Questi sono i miei amici Simon Scoiattolo e Belinda Orso. Potete chiamarmi Sai, è l'abbreviazione di Simon. E io sono Be, che è l'abbreviazione del nome Belinda. Io sono Peppa. Ti chiameremo Pe. Oh, e lui è il mio fratellino George. Ti chiameremo Gio. Oh, non ci avevi detto che i tuoi cuginetti sono dei bebè, Chloe? Non è vero, io non sono una bebè. Ma siete tutti e due piccolini. Io sono grande, il mio fratellino George è piccolo. Perché non facciamo tutti un gioco? Sì, io direi di giocare a nascondino, Chloe. Noi non giochiamo a sciocchi giochi per piccolini ormai. Noi siamo quasi adulti, carina. Idea, facciamo il gioco del no e del sì. Cos'è? Non l'ho mai sentito nominare. Io vi faccio delle domande e voi mi date delle risposte. E il gioco in cosa consisterebbe? Non dovete dire mai né sì né no. È troppo facile. Vogliamo cominciare a giocare, sai? Sì. Ah, hai detto sì, hai detto sì. Così non vale, non ero ancora pronto. Beh, almeno tu sei pronta. Sì. Ah, ho vinto ancora. Peppa è molto brava a giocare al gioco del sì e del no. Bene, adesso posso fare io le domande? Ma certamente! Non ti dispiace se ora sono io a farti le domande? Non mi dispiace! Riuscirò mai a farti dire un sì oppure un no? Non penso proprio! Basta, mi arrendo! Ma com'è possibile che tu vinca sempre? È facilissimo! Io non dico mai né sì né no! Ah, ho vinto! Hai detto sì e no! È stato divertente! Adesso giochiamo un altro gioco! Avete mai giocato a sardine? No, come si gioca? Uno si nasconde e tutti gli altri devono trovarlo. A me sembra uguale a nascondino, che cosa cambia? George gioca con il suo razzo in camera da letto. Ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Oh. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare. Come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh, no. C'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susy Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susy? Ciao, come stai, Susy? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo?
facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare, ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva! I biscotti! Sono caldi, bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Controlliamo se avete indossato tutti la tuta da ginnastica. Pedro indossa un costume da supereroe. Pedro, dov'è finita la tua tuta? Nel mio armadio. Ero convinto che oggi fosse la giornata in maschera. Venite con me, piccoli. Questa è la palestra dove anche le mamme e i papà vengono ad allenarsi e divertirsi. Vi state divertendo tutti? Sì, molto, madame Gazzella. Il vostro allenatore quest'oggi sarà Nonno Coniglio. Ma dove è finito? Buongiorno, piccini. Siete pronti per fare ginnastica? Sì, siamo pronti. Dobbiamo farlo anche noi, quel salto? No, quello è riservato ai grandi atleti come me, non ai piccoli esploratori come voi. Ma noi non siamo esploratori. Dopo la mia lezione lo sarete. Ma tu sembri un supereroe, piccolo. È soltanto per finta. Niente è meglio della finzione. Bene, ora riscaldamento. Coraggio, piccoli, corsa sul posto. Muovete le braccia. Ora allungatevi, allungatevi! Ora traballate come una gelatina! Bene, ora che siamo tutti riscaldati possiamo incominciare! Incominciare cosa? La vostra grande avventura! Dovrete far finta che la palestra in cui ci troviamo sia una giungla! Ma non sembra per niente una giungla! Dove sono gli alberi? Li dovete immaginare! Gli alberi, la pioggia, il fiume che scorre veloce ai vostri piedi! La vostra prima avventura sarà camminare su questa trave per guardare il fiume! Ma è facilissimo! Ah, ma è notte fonda! E tira un gran vento! Che cos'è? È quello che mi è successo una volta! Mamma Coniglio, lei perché non va a lavorare? Ma io lavoro, Susie! Chi credi che badi a questi due coniglietti? Ci pensi tu, mammina! E voi potreste aiutarmi rimettendo a posto i giocattoli prima che qualcuno ci scivoli sopra! Ah, è arrivata mia sorella! Buongiorno! Buongiorno, signora Coniglio! Ciao, zia! Non mi posso fermare a lungo, mi aspetta un mucchio di lavoro oggi, alla cassa del supermercato, al carretto dei gelati e poi devo guidare l'autobus. Quindi ci vediamo dopo, sorella! A dopo, sorella! La signora Coniglio è scivolata su un giocattolo di Richard. Oh, la mia povera caviglia! Vuol dire che dovrò saltellare! No, devi restare qui da noi finché non starai meglio! Ma ho tantissimo lavoro da fare oggi! Andrò io a lavorare al tuo posto! Qual è il tuo primo impegno? Cassa del supermercato! D'accordo! Rebecca, prenditi cura di tua zia! Sì, mammina! Mamma Coniglio arriva al supermercato. Grazie al cielo è arrivata, signora Coniglio. La signora Coniglio è malata, prendo io il suo posto oggi. Lei non è la signora Coniglio? No, sono sua sorella, mamma Coniglio. È qui che devo sedermi? Sì. Ha mai lavorato a una cassa prima d'ora? No. Quanto costa? Oh, non ne ho idea. Perché io ho un buono. Lei accetta un buono libri? Posso pagare con la carta? Susie Pecora ha indossato la sua divisa da infermiera. Non si preoccupi, io sono soltanto una finta infermiera. Tiri fuori la lingua e dica forte Casa di Rebecca Coniglio, pronto? Chi è che parla? Sono mamma Coniglio, da voi va tutto bene? Sì. Mi fa piacere perché qui sarò occupata tutto il giorno. Allora come farà con gli altri lavori della signora Coniglio? Ma
questo suono? Sarà l'allarme di una macchina. Forse è la sirena dei pompieri. No, è solo il piccolo Alex. Ciao, Peppa! Ciao, ciao, George! Ciao, ciao, cugina Chloe! Ehi, salve a tutti! Ben arrivato, zio Pig! Buongiorno! Buongiorno, zia Pig! Ti ricordi ancora del piccolo Alex, non è vero, Peppa? Certo! Pensate di fermarvi qualche giorno? No, queste sono le cose che servono al piccolo per un giorno solo. Non si può andare da nessuna parte senza portare tutta questa roba. Ciao, come stai, piccolo Alex? Ma lui non sa parlare, Peppa. Ma se non sa parlare, come fate a capire che cosa vuole? Semplice, indoviniamo. Adesso ho l'impressione che abbia fame. Peppa, ti va di aiutarmi a dare da mangiare ad Alex? Sì, magari. Per il piccolo Alex è l'ora della pappa. Alex, è un giorno speciale. Sarà la cuginetta Peppa a darti da mangiare. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Oh, continua a voltarsi dall'altra parte. Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui. Ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Brrr, apri la bocca, così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No. Zoe, Pedro e Rebecca si nascondono dietro a una staccionata. Susie ed Emily si nascondono dietro a un cespuglio. 9, 10. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Ho capito dove siete. Oh! Peppa non riesce a trovare nessuno. Ma no, così è impossibile. Freddy Volpe li raggiunge per giocare. Ah, ciao Freddy. Ciao Peppa, che cosa state facendo? Stiamo giocando a nascondino, però io non trovo nessuno. Vuoi che vada io a cercarli al tuo posto? Ci puoi provare, ma ti avverto che è difficilissimo. Dici? Sta a guardare. Vi ho trovati! Oh, ciao Freddy! Ah, eccomi qui! Oh. Buh. Oh. Freddy Volpe ha trovato tutti. Ma come ci sei riuscito, Freddy? Sono molto bravo a sentire gli odori. Scusa, ma che cosa c'entra l'odore? Beh, io riesco subito a trovarvi fiutando col naso il vostro odore. Ma io non ho nessun odore. La mamma mi ha fatto il bagno ieri sera. Sì, lo so. Infatti, odori di pulito. Oh. Io riesco a trovarvi perfino se tengo gli occhi chiusi. Coraggio, allora. Trova Susie tenendo gli occhi chiusi sempre. Facilissimo! Nasconditi, Susie! 1, 2, 3. Susie cerca un posto dove nascondersi. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Freddy chiude gli occhi e si mette a cercare Susie. Fiuta tutti i posti in cui Susie è passata. Intorno all'albero, dietro al cespuglio e su per la collina. Ti ho trovata! Oh. E tutto grazie al mio naso! Hai un super naso! Già, proprio così! Thank you.